Fermi tutti ragazzi, sta per iniziare GCN Italia Show. Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show, show numero 95 quest'oggi. Visto che non è mai successo nella storia, almeno di quello che ci ricordiamo io e Alan, che si corressero due grandi giri contemporaneamente, oggi vogliamo parlare proprio dei grandi giri, di come sono cambiati negli ultimi anni. Iniziamo la puntata! E quindi? Lead Story! Mi era rimasto il Lead Story qui, nel mezzo della trachea, non veniva fuori, Giorgione. No, ti chiedo scusa, è stato un riflesso incondizionato. Sì, ma vabbè. Comunque, come ha detto Giorgione in apertura, il ciclismo, per quello che riguarda i grandi giri, è cambiato molto negli ultimi anni, diciamo nell'ultimo decennio. Abbiamo visto proporre sempre più salita, dislivelli mostruosi. Dislivelli mostruosi, ultimamente i grandi giri sono spesso sopra i 50.000 metri di dislivello nelle tre settimane, le tappe per velocisti che una volta erano attorno alle 8-10 tappe, adesso sono sempre meno. Addirittura tappe completamente piatte dove arrivano proprio tutti a far la volata, ce ne sono un paio, tre al massimo adesso nei grandi giri. E una cosa, una delle specialità appunto che è stata ridotta drasticamente è quella del cronometro. Quest'anno ci si è stupiti che al giro sono state messe tre cronometro, ma se mettiamo insieme tutti i chilometri di queste tre giornate, non abbiamo... Non sono molti, sono attorno ai 60, esatto. Che chilometraggio di una cronometro di 20 anni fa magari. Negli anni 90 c'erano cronometri individuali anche di 60 chilometri. Quindi pensate alla differenza, non ce n'era solo una, ce n'erano almeno due, da 50 a 60 minimo. Sì, sembra che si stia andando sempre più verso la salita, favorendo gli scalatori per le grandi corse a tappe e riducendo tantissimo i chilometri a cronometro. Anche il tour di quest'anno è la dimostrazione, una solo cronometro e per di più per metà cronoscalata, quindi a tutto vantaggio degli scalatori e non degli specialisti. Quindi bisogna essere sempre più leggeri per riuscire a fare bene in un grande giro di tre settimane, idem per i velocisti, perché i velocisti di oggi tengono duro su salite che i velocisti storici, fortissimi, che conosciamo tutti, anche italiani, Cipollini e Petacchi, per fare due nomi, magari adesso non riuscirebbero a tenere su questo tipo Pensate di percorsi. Pensate che nel 2004 Petacchi riuscì a vincere ben 9 tappe e ne vinse 2 Robbie McEwen. Quindi 11 tappe per velocisti, o magari ce n'erano un paio leggermente mosse, e dove ha vinto Petacchi, ok, però adesso 11 occasioni per le ruote veloci non ci sono più in nessun grande giro. Pensiamo al palmarès di questi due corridori, Cipollini al giro ha vinto 42 tappe, 12 al Tour, Petacchi ne ha vinte 22 al giro, 6 al Tour e 20 alla Vuelta, cioè 20 tappe alla Vuelta, pensando com'è il percorso della Vuelta che sta partendo oggi, che parte in questi giorni, è impensabile. Se andiamo indietro nel tempo, negli anni 70-80 le grandi salite erano poste nella parte finale della corsa, era molto difficile vedere un tappone con una salita pronti via, diciamo, era proprio c'era una salita solo, però l'arrivo era in cima alla salita. E anche le pendenze sono cambiate notevolmente, se pensiamo che la salita più dura che si affrontava negli anni 90 penso fosse il Mortirolo da Mazzo, poi arrivò lo Zoncolan, poi l'Angliru, adesso sono salite, non dico che sono semplici, ma quei rapporti che ci hanno a disposizione possono essere pedalate anche ad alta cadenza. Una volta col 39-25 certe pendenze era dura farle per chi faceva la corsa, dietro morivano, facevano 20-30 rpm per arrivare in cima, quindi era tutto un po' diverso. Se guardiamo i giri a tappe più duri della storia, sono tutti negli ultimi 5 anni. Il più duro in assoluto a livello di metri di dislivello totale è la Vuelta dello scorso anno. 54.000 metri di dislivello. Poi, al secondo posto, la Vuelta 2018 con 52.400 e la Vuelta 2015. La Vuelta si è fatta prendere un po' la mano, eh? Sì, sì, sì. Allora, al terzo con 51.272. Sì, poi vediamo un tour nel 2019, un'altra Vuelta, poi due giri, insomma, tutto l'ultimo periodo comunque. Questo bisogna capire se veramente poi porta ad un miglioramento dello spettacolo, se porta a più attacchi, se porta a far diventare la corsa più interessante. Allora, c'è da dire una cosa. Se il ciclismo è cambiato molto, diciamo, possiamo garantire che è molto più pulito, quindi gli corridori sono più umani.
Quindi a volte noi vorremmo sempre vedere lo spettacolo, vorremmo sempre vedere attacchi dal primo chilometro, perché lo spettacolo piace a tutti, però dobbiamo anche essere realisti e in certi tapponi è normale che ci sia una squadra che conduca il gioco, che gestisca la corsa e poi nel finale esploda la bagarre tra i big. Per me sarebbe molto diverso se ci fossero più chilometri a cronometro e più tappe pianeggianti invece, perché le occasioni per gli scalatori sarebbero di meno, i giri o la possibilità di vincere una classifica finale sarebbe aperta anche a corridori che pesano leggermente più di 70 kg, cosa che adesso è quasi impossibile, bisogna essere sotto i 70 kg per vincere una grande corsa a tappe. Quindi aumenta il numero di pretendenti, gli scalatori sono obbligati ad attaccare tutte le volte che possono in salita, perché hanno magari 100 km a cronometro in cui perdono 5 minuti, sono obbligati ad attaccare. Quindi secondo me si vedrebbe un ciclismo più interessante, più aperto, e le squadre farebbero più fatica a controllare una situazione di questo tipo. Però, può essere. Non lo so. Noi ovviamente non abbiamo parlato del ciclismo del dopoguerra, lì era più duro, era molto più estremo, sia a livello di chilometraggi che di salite, poi facevano, le strade erano sterrate, le biciclette erano pesantissime, quindi è un altro mondo. Sì, poi non lo conosciamo direttamente, esatto. Almeno di questo non parliamo perché l'abbiamo visto almeno da quando eravamo bambini, l'abbiamo visto direttamente questo ciclismo di fine anni 90 in avanti, quindi... Secondo me lo spettacolo sta diminuendo perché le tappe sono troppo dure, i giri sono troppo duri e tutti hanno paura ad attaccare troppo presto, perché se attacchi non ne hai e ti riprendono e ti staccano, fai anche brutta figura. No, ci sta di mettere tapponi, però non devono essere così troppi. Tanti. Non devono essere così tanti, no. A nostro avviso. Voi invece cosa ne pensate? Siete più dell'idea della Vuelta, da robe da 54.000 metri di dislivello in su, o siete più per i giri a tappe un po' più umani? Cycling Inspiration o ispirazione ciclistica, vedete voi le foto che caricate ogni settimana nell'app e che regalano piccole emozioni. I primi, iniziamo? Tra l'altro, continuano a diventare sempre più interessanti. Oggi allora, al terzo posto si vincono un paio di calzini con le strisce dell'Italia, a vincere Muazzi. Dopo un giro sul ghisallo era giusto far lavorare anche le braccia oltre che alle gambe. Si è fatto una verticale. Oltre, nel ciclismo ti dicono metti le gambe alte, le gambe per recuperare, alto, se non puoi fare i massaggi, gambe alte. Questa è un'usanza nel ciclismo, no? Quando il massaggiatore non aveva voglia di farti i massaggi o ti faceva veramente 10 minuti, gambe alte. Roba. Ho fatto gambe alte e appena finito l'uscita, il giro in bici. Allora, bravo. Secondo posto invece si vince una maglietta, una t-shirt dello Stelvio, un Epic Climb, e una maglietta, no scusa, e dei calzini sempre a strisce dell'Italia, quindi li devo leggere perché ogni settimana qua cambiano. No, giusto. E a vincere sbagliare. DJ Simone Miletti, salita durissima alla piramide del 38esimo parallelo di Motta da Fermo. È stata dura ragazzi, ma lo spettacolo visto da lì non ha prezzo. Però questa è una foto che ci hanno un po' criticato sul fatto che non mettete le foto che mettono che danno ispirazione. Invece sì, perché mi ispira ad andare in bicicletta a vedere questa piramide. Questa è proprio di ispirazione. Ma quello è un mare in mano che sta puntando le gambe di DJ Simone. Non visto, vabbè, no. Andiamo al primo posto. Primo posto vince, allora, una maglietta blu a strisce dell'Italia, una canottiera intima bianca e un paio di calzoncini anche da ciclismo, quindi kit completo da bici. Stanno rimpolpando qua i premi. Non ci fosse un domani, tra l'altro questa però... bellissima foto di Giacomo Marazzi. Con i cani. La motivazione per raggiungere la cima erano i miei cani che mi aspettavano. Mi avessero trainato in salita, ero convinto che li avessi attaccati per farti trainare. Esatto. Tipo, a fare tipo slitta. Effetto e-bike col cane, sì. Però. No, però noto sempre più foto di biker, insomma gente che andava mountain bike fuori strada, e quindi questo ci spinge sempre a dire cavolo, bisogna fare questo canale, MTB, noi spingiamo sempre, pensiamo sempre a voi biker, quindi provate pazienza. Menzione della settimana al Parco Bici, questa bicicletta di A Tutto Scricco, è una Nevi Stelvio 2016 in titanio, a me le bici in titanio un certo fascino per queste bici, una certa passione, sono veramente belle, bella. Costruite su misura, immagino. Foto giusta, la bella, foto, la guarnitura allineata. C'è la pedivella a destra un po' alta. Ecco, diamo il prossimo consiglio upgrade. Quando fate queste foto, oltre a mettere la pedivella allineata, le valvole uguali, bisogna anche mettere il rapporto più duro, quindi corona grande davanti, piccola dietro, se volete raggiungere la perfezione. A tutto scricco ti è andata bene, perché Giorgione, per tornarti sta foto, guarda, deve essere proprio in buona, eh.
Continuate a caricare le vostre foto sull'app di GCN nella sezione Cycling Inspiration e Parco Bici. GCN Italia Tech o tecnologia, vedete voi. Andiamo con la domanda di questa settimana, tech, di Jimmy83. La mia domanda, Giorgio risponde, la mia domanda si ricollega a quanto è successo alla Digert durante la cronometro femminile dei recenti mondiali. Visto che anche a me è capitato di sperimentare l'effetto bubble ed ancora adesso non so come ho fatto a rimanere in piedi, potreste spiegare le principali cause di questo fenomeno e soprattutto il modo migliore per salvare la pelle in caso si dovesse presentare? Bella domanda. Allora, l'effetto wobble, speed wobble o anche shimmy, so che si chiama in gergo, è una cosa poco conosciuta, poco studiata, anche perché non è un effetto riproducibile a piacimento, quindi non si può dire adesso provoco un wobble e vediamo cosa esatto. succede. È una cosa che succede senza preavviso. Consiste essenzialmente nella bicicletta che a una certa frequenza entra in risonanza e inizia a sbacchettare, il manubrio sbacchetta. A vibrare pesantemente. Vibra tanto e diventa incontrollabile. Riuscire a controllare questa situazione si può fare cambiando magari velocità, tipo di superficie in cui si è, in questo modo cambia un pochino la frequenza di oscillazione e potrebbe smettere e tornare dritta la bicicletta. È una cosa che capita anche in altre due ruote, come le moto. Ci sono tanti video su YouTube dove si vedono proprio i manubri che iniziano a sbacchettare fortissimo. Anche il fatto che le moto abbiano gli ammortizzatori di sterzo, più la velocità è alta più è facile avere, non so se è una questione di velocità, sì, a bassa velocità non succede, più che altro a velocità alta le frequenze di oscillazione sono un po' più alte, quindi potrebbe innescarsi più facilmente, però è una cosa ancora in fase di studio. Io ho conosciuto un docente del Politecnico che è venuto in studio da me a parlarmi di questa cosa, ha detto che alcuni ragazzi hanno fatto una tesi di laurea su questo fenomeno. E boh, se la cosa vi interessa potremmo anche provare a sentire questa persona, sì, e vedere se no. può fare una puntata sul, certo. sul speed wobble, visto che è una cosa molto pericolosa ma anche molto poco conosciuta. Però a mio avviso nel caso della Digert il suo errore è stato quello di provare a recuperare, a tenere la bici senza mettere le mani sui freni. Lei non ha frenato per niente. Sì, cioè, infatti non ha cambiato velocità e l'effetto ha continuato a ingigantirsi. Non ha provato neanche a mettere le mani giù per frenare, forse non è troppo salì, veloce, c'era troppa sì. vibrazione, non lo so, però... distinto, un corridore dovrebbe mettere la mano subito sui freni. Sì, ce l'era sulle protesi e non so, una volta che inizia a fare quella cosa lì. Mamma mia, che botta. Sì. Vabbè. Mi raccomando, continuate a scrivere domande, curiosità, noi cerchiamo di rispondere sempre. Ho detto giusto? Giusto, con l'hashtag, almeno troviamo i commenti più facilmente. GCN Italia risponde. I tuoi commenti, andiamo. Ho dimenticato di prendere l'occhialetto, guarda, ce l'ho qua, me la sto custodietta. La prima volta che li metto io prima di te. Allora, io. Vai. Alessandro Fedrigo. Della vittoria da professionista di Arna ne parlano tutti, ma della vittoria di Giorgio se ne sa poco. Giorgio, puoi fare un video su questo, ma un video come quello no, vai, raccontaci un attimo in breve, dai, la tua vittoria da pro. La vittoria da pro era l'11 marzo 2012, mi ricordo che era il compleanno di mio papà, e tra l'altro era anche lì a vedermi. L'hai dedicata, quindi. L'ho dedicata, la Dorpenomlu Hruchpen. Che miseria, Dorpenomlu Hruchpen. In Olanda era una corsa 1.2, quindi dove c'erano Continental e Professional. E ho vinto in volata, tra l'altro però ho forato a 10 dall'arrivo, ho malato la ruota a mio compagno di squadra, sono rientrato, sono andato davanti, partita la volata, io ho trovato quando arrivo ho lanciato da dietro, ho trovato il varco, sono passato, colpo di reni, colpo di reni, ti sei allungato, sì, proprio sì, sì. Ma c'è ancora, si trova su YouTube, si trova qualcosa? Sì, diciamo. Se c'è su YouTube il video di per me è saper digitare il nome della gara. Dorpenomlu, devo vincere una gara un po' più semplice. Vabbè, allora andiamo avanti. Luigi Fossati, è vero che sono evidenti alcune imperfezioni nella messa in sella nella pedalata di alcuni pro, ma ho l'impressione che in passato fosse addirittura peggio. Vero. Io non sono d'accordo invece. No, c'è tante robe. Io non sono d'accordo perché in passato intendo all'epoca dei metalli, prima del carbonio, le bici venivano fatte su misura, perché si potevano saldare e tenere i tubi lunghi quanto si voleva. No, però ci sono delle immagini... ciclismo di un po' di anni fa che sono veramente sì, bassi. Ma perché non c'era proprio la concezione. Sì, vabbè, se prendi, intende se quello. Prendi Coppi, sì, Coppi era bassissimo, lunghissimo. Ma anche dopo Coppi, vabbè, comunque. Secondo me il periodo in cui sono stati messi meglio in senso assoluto è tra gli anni 80 e 90. Lì erano veramente messi bene. Non sono d'accordissimo, però vabbè, ognuno ha la sua idea. Vai. Vado io? Antonio Sandro Podda, da notare Pozzo Vivo che ha una pedalata stranissima, sì. ma è una bomba in ogni caso. Non è che è stranissimo, poverino, è che è Robocop ormai, sì. cioè, pieno di viti. Non è mai stato bellissimo da vedere in bici, anche senza infortuni, però
il suo stile è quello, ma è importante essere efficace. Lui ha le ginocchia molto vare da cavallerizzo, poi è piccolino, quindi andrebbe meglio con una bicicletta con ruota da 26, ad esempio, posso dire con una da 28, quindi anche lì è tutto un adattarsi, una cosa, poi adesso è anche mezzo rotto. Però va tanto forte. Quello sì. Ma veramente, è un corridore con la C maiuscola. Hai FedEx, siamo ancora nell'ambito della posizione, Giorgio, ne potresti fare degli esempi di ciclisti professionisti che a parer tuo pedalano particolarmente bene, magari allegando qualche foto o video. Beh, uno, il mio primo che viene in mente è Ganna, Pippo bene. Ganna, primo di getto. Anche Van Aert l'ho visto al fiando domenica, anche il massimo sforzo, sempre bello seduto dietro sulla sella, pedala bene, presa bassa. Van Der Poel un po' più in punta, un po' meno, anche la Philippe buono, anche lui pedala bene. Sì, ce ne sono che pedalano bene, diciamo, sono più quelli che però che pedalano male, secondo me. Daniel Cha, perché nelle gare quasi sempre è premiato solo il primo e non anche il secondo e terzo? Darebbero più importanza a questi piazzamenti di valore. Purtroppo nel ciclismo a volte arrivare secondo o l'ultimo è quasi uguale. No, cioè non vengono premiati magari sul palco nei giratappe, ogni tappa però percepiscono un premio in denaro. Sì. E nelle classiche fanno il podio con il secondo e il terzo. Sì, no? Nelle tappe si tende a premiare sempre il primo, insomma, nelle corse a tappe è sempre stato così. Però non è che ha meno valore, cioè nel senso se fai comunque... Beh, sai, in ogni caso... Vale come il primo. No, ma soprattutto anche a livello di punteggio, vincere una gara di un giorno dà molti più punti che vincere una tappa in una corsa a tappe. Sì, per i piazzamenti poi, quello quindi è un po' diverso. Allora, Andrea Maulà, Giorgio, devi capirci, in Emilia Romagna siamo fuori come dei balconi. Facile premiare con coppe o medaglie, un bel maiale vivo ha tutto un altro sapore. Ciao ragazzi, sempre il top. No, tra l'altro la settimana scorsa ho raccontato l'aneddoto del maialino che ho vinto nel lontano 97 e mi hanno chiesto che fine ha fatto quel maialino. Io quel maialino l'ho regalato a Peppino. Non a Peppino il salumiere, a una persona che aveva insomma una fattoria così. Questo maialino però, lo dico, si è ammalato, è avuto un brutto male. Ma no! Te lo giuro, quindi si è ammalato. Non mi ricordo, perché sono passati tanti anni, però... Perché gli mancavi tu, ma è andato in depressione che voleva stare col Marangio, voleva stare in casa tua. È morto di depressione, non lo so, però poverino, non l'ho mangiato, sono sincero, cioè... Vabbè. Luigi Pintus, quindi è una vita che guardiamo ai pro come modelli da seguire e poi gli amatori fissati che fanno due visite biomeccaniche a stagione sono messi meglio di tutti? Sì. 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 È sempre il solito discorso, esatto. Finché uno non ha dolori e pedala, va bene, non si tocca niente, si inizia a modificare la posizione quando siamo dolori, visto che gli amatori hanno sempre molti più dolori dei prof, per i vari motivi che abbiamo detto nello show scorso, alla fine gli amatori si mettono in sella meglio di alcuni professionisti. Francesco Ripamonti, avete visto il film del Panta? Grandi ragazzi, siete i migliori. Io l'ho visto? Sì, settimana scorsa, un film... Secondo me è più un docufilm che un film vero e proprio, una ricostruzione dei fatti accaduti, anche in base alle testimonianze, alle prove di tanti anni. E a me è piaciuto sinceramente, io sono rimasto incollato lì proprio con gli occhi sbarrati per più di due ore. Non è piaciuto a tutti, però secondo me bisogna andare a vedere questo film, che ormai non è più nelle sale, conoscendo un pochino già la storia di Pantani. Mm. Se ci vai così a secco che non tante cose non le sai, magari potresti andare un po' in confusione. Beh, però... penso che sia un film fatto apposta sì, per quelli che esatto. sono appassionati di Pantani. Per la nicchia del Panther, certo. La grande nicchia grossa. Nicchiona. Mi è piaciuto comunque. Concludiamo con Germano Borelli. Ciao Brambo, domanda da ignorante. Mi sono convinto ad acquistare un tax per allenarmi questo inverno, visto che il periodo non è dei migliori. La domanda è, ma quante sessioni devo fare? 2-3 a settimana? 40 minuti? Un'ora? Oppure è meglio integrare con la corsa come già faccio? E poi, è normale che la bici oscilli sul tax? Non mi prendere in giro, grazie mille. Nessuno ti prende in giro. Parto dall'ultima, che oscilli, non so che tax hai preso, quindi se hai preso un generale, un rullo in cui mantiene la ruota posteriore gira su un altro rullo che crea l'attrito, lì un po' la bicicletta oscilla. Se hai preso invece dipende quanto intende oscillare. Sì, se hai preso un direct drive tipo il Flux, allora non dovrebbe oscillare, dovrebbe stare bella ferma. Per quanto riguarda quanti allenamenti fare, di che durata,
anche qui non si può rispondere, bisognerebbe conoscerti, però possiamo dire che tra un po' ricominceremo a fare le puntate su allenamento indoor. A brevissimo faremo dei video sull'allenamento indoor e parleremo anche di quanto è meglio fare, come organizzare una settimana. Ci ha dato uno spunto interessante, una cosa in più che possiamo mettere nel video. Sì, tra l'altro li faremo anche un po' meglio, perché quelli che abbiamo fatto durante il lockdown eravamo io e te che ci registravamo con le webcam nella casa nostra, un po' così. Adesso invece, in maniera approssimativa. Se tutto bene, possiamo trovarci per registrare, quindi faremo una cosa magari con più bella. Delle ospiti. Delle ospiti. Non spoileriamo. I commenti sono finiti, ne abbiamo letti tantissimi. Continuate a scrivere, a chiedere, a fare domande e noi cercheremo di rispondere più gente possibile. Sondaggio della settimana. Andiamo con il risultato del sondaggio della settimana scorsa che riguardava la posizione in bici. La domanda era: secondo voi è importante avere una posizione corretta in bicicletta? È bello vedere risultati molto variegati. Il 36% dice che è importantissima, il 38% abbastanza importante, il 27% per nulla. Quindi... Può anche essere seduto come sta su un triciclo, su un chopper, la stessa cosa. Prestazione uguale. No, infatti c'è tanti qui, però non pensavo. Mi fa piacere, vuol dire che abbiamo un pubblico variegato. Domanda di questa settimana, che riguarda sempre la Lead Story. I grandi giri sempre più duri danno la garanzia di un grande spettacolo? Sì. È la salita il vero terreno di battaglia. Due, forse salite dure creano distacchi, ma c'è la pianura, la paura ad attaccare. La terza, vuol dire a te, di tutte te, non so. No, in un percorso meno duro, gli scalatori sarebbero obbligati ad attaccare più spesso. Secondo voi, quale sarà la verità assoluta? Cioè, dipende anche da cosa pretende. Indovina l'ex velocista cosa. Ah beh, io ero un passistone pesante che in salita faceva tanta fatica. Comunque le tappe che danno più spettacolo per me sono quelle dei ventagli. I ventagli si fanno in pianura. Sì, ma poi con la ciclatura non te ne frega niente dello spettacolo. Cioè, pensi a salvare la pelle, siamo sinceri. Però potete rispondere a questo sondaggio come al solito sull'app di GCN. Caption Challenge, la sfida impestata delle didascalie. C'è una scala vocale, un falsetto, te che... Hai visto che falsetto? Mamma impestata, mia. Come i giri a tappe che sono impestati di salite. Pieni di salite. Allora, a vincere la sfida, con questo commento, la foto era di quel corridore senza una scarpa. Chi era un trek, non mi ricordo più chi era. Vabbè. A vincere Pietro Buffa. Azzi, mi prude un po' il piede, non è che me ho gratti, in romano, carina, mi è piaciuta molto. Pietro, quindi vai Pietro. Arriva. Ok, piano Giorgio, che sempre di danni. Le prendono sempre al volo, sono bravissimi, sono ricevitori di baseball. Così. Vabbè, andiamo con la foto di questa settimana. Allora, una foto riguarda l'arrivo di domenica, Giro d'Italia. Ecco, qui di getto, per stare sempre nell'ambito romano. Non andare, mamma mia, come sto! Mamma mia, come sto! Mamma mia, come sto! Vabbè, giustamente, però comunque Jane ha fatto un lavoro eccezionale, domenica a cavallo, quindi è arrivato fantastico. Un po' stralunato, tra l'altro adesso è tornato pure in classifica generale. Ha fatto 10 km in apnea, non di più, mamma mia, che lavorone! Vai, commentate! Via con la sfida! Siamo arrivati alla conclusione anche dello show numero 95, ci avviciniamo sempre di più al numero 100, Giorgione. E come sempre vi chiediamo di mettere un bel like se vi è piaciuto, di iscrivervi a questo canale, al canale GCN Italia Racing, se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata, ciao! Ciao! Cycling Inspiration! Cioè, dagli il via quando vedi che inizia a fare i versi. Tu mi fai a 15? Sì. Aspetta, da dove?